Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG Crest. Il gruppo dove ci vai e poi ci resto. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima esperienza, il Crest 2017. Nell'edizione straordinaria di oggi vi presenteremo un breve riassunto di quelli che sono stati i migliori momenti passati insieme. Ma partiamo con le notizie dal mondo. In un'Italia infuocata da nord a sud è Ferrara, secondo i rilievi seguiti dall'aeronautica, la città più calda tra i capoluoghi. Infatti, anche se le temperature sono arrivate a 35 gradi, la percezione è arrivata a 45 gradi. Record assoluto invece per Capo San Lorenzo, dove si sono percepiti addirittura 49 gradi. Tornando invece al Crest, il lunedì i ragazzi hanno riscoperto l'importanza del prendersi cura della loro casa e del creato. Il servizio di Carmine Angrisani e Daniela Santoro. Ringrazio per la linea. E con il 31 luglio abbiamo dato inizio a questa grande avventura, il Crest 2017. Abbiamo iniziato subito con tutta la grinta e l'entusiasmo possibile. Con la preghiera iniziale i ragazzi hanno aperto la finestra della loro casa, la casa domestica, dove hanno capito che il loro spazio è il loro creato, il loro primo creato di cui sono messi a disposizione. Devono curarlo, gestirlo e saper riconoscere le occasioni che il buon padre gli offre. Poi ci siamo spostati dalla chiesa nei vari laboratori e poi ci siamo spostati nel campetto Giupareti, dove abbiamo dato inizio ai giochi e c'è stato da divertirsi davvero davvero tanto. Passo la parola alla nostra Dani e un saluto a tutti. Grazie Carmine. Nel pomeriggio invece ci siamo dedicati al laboratorio L'Orto Bottiglioso, dove i ragazzi hanno visto come è facile prendersi cura del mondo proprio avendo il contatto con il creato, quindi costruendo una piccola piantina in una bottiglia. Subito dopo ci siamo dedicati al grande gioco, dove i bambini hanno fatto il giro del mondo diviso nei 7 continenti e hanno visto come nei vari continenti ci siano le diversificazioni economiche. Passando all'attualità, sono cominciati i lavori di messa a punto in sicurezza della palazzina crollata lo scorso 7 luglio a Torre Annunziata. I consulenti tecnici potranno assistere a tutte le operazioni da una zona protetta all'interno dello stesso cantiere. Al Crest, martedì, guardando le persone intorno a loro, i ragazzi hanno capito l'importanza del prendersene cura. Servizio di Andrea Barbuto e Rosa Villani. Grazie per la linea, siamo pronti a raccontarvi cosa è successo in questo secondo giorno di Crest. Ci siamo incontrati come sempre alle 9 del mattino qui a Pareti e subito dopo abbiamo ballato tutti insieme. Ci siamo poi diretti in chiesa e abbiamo fatto la preghiera. E i nostri cari educatori ci hanno aperto la finestra della scuola. Subito dopo ci siamo diretti in congrega, dove i nostri grandi 12-14 ci hanno deliziato con una fantastica scenetta. I nostri grandi attori ci hanno fatto conoscere due suore che hanno vissuto a stretto contatto con i frati minori di Assisi, raccontandoci un po' il loro stile di vita, dopodiché ci siamo divisi nell'equipe di attività e in particolare abbiamo trattato il tema delle relazioni. I 12-14 si sono soffermati su quelle che sono le relazioni con i loro amici, valutando se in alcuni casi di situazioni problematiche fosse possibile o meno recuperare il rapporto. Anche i 6, 8 e 9, 11 si sono dedicati alla stessa attività. In particolare hanno visto il filo delle relazioni e hanno visto com'è facile farlo rompere, ma hanno scoperto anche com'è bello rinforzarlo e fare un nodo che riavvicina tutto. Dopodiché ci siamo divertiti giocando insieme fino al saluto delle 12:30 per andare a mangiare. Ci siamo rincontrati alle 14, ma questa volta ci siamo visti a Pucciano, perché eravamo pronti per una fantastica escursione, dove il nostro caro Luigi, un esperto dei nostri monti, ci ha fatto vedere e ci ha insegnato tante cose a noi sconosciute. Wild, la natura selvaggia, abbiamo giocato, non poteva mancare una bellissima merenda e ricordiamo il bellissimo gioco del tiro con la fune in cui i 6-8 ci hanno fatto impazzire. Subito dopo siamo scesi dai nostri monti e siamo andati a Pucciano davanti alla chiesa, dove abbiamo concluso la giornata con la preghiera. In onda! Cade il 2 agosto, Lover Shoot Day,
giorno in cui la popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri disponibili per il 2017. Uomo sempre più vorace e risorse che di conseguenza finiscono sempre prima. Tornando al Grest, mercoledì non è sempre facile aver cura dell'altro. Anche nel fallimento i ragazzi riscoprono il valore delle relazioni. Servizio di Margherita Ruggero e Paolo Cofano. Ciao ragazzi, ora vi parlo del terzo giorno. Mercoledì abbiamo cominciato con la preghiera del mattino, durante la quale abbiamo aperto la finestra del giorno, ovvero la chiesa. Durante la scenetta i nostri protagonisti ci hanno portato all'interno della Porziungola, dove le due suore ci hanno spiegato il concetto di perfetta letizia. Dopodiché ci siamo divisi in gruppi, 6, 8, 9, 11, 12, 14, dove abbiamo scoperto appunto il perdono, che può riallacciare i legami, e siamo noi a decidere se vogliamo riallacciare il filo o spezzarlo. Dopodiché abbiamo giocato e ci è stata consegnata alla squadra vincente la parola del giorno. Infine siamo tornati tutti a casa a pranzare. Ora vi passo la parola al nostro Paolo. Parlando del pomeriggio, ci siamo incontrati alle ore 4 in chiesa a Pareti, dove abbiamo sperimentato un altro laboratorio, ovvero abbiamo riciclato di nuovo nuove bottiglie. Perché cosa? Non per creare una piantina, ma anzi per creare un gioco divertentissimo con una pallina dove i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Successivamente ci siamo divisi subito in squadre e non abbiamo fatto un gioco in chiesa, ma ci siamo spostati fino a Pucciano, dove abbiamo fatto, grazie all'aiuto dei giovanissimi, i ragazzi si sono messi alla prova e hanno superato tantissime difficoltà. Con il concludere la preghiera della sera l'abbiamo fatta davanti alla chiesa di Pucciano. Siamo in onda? Ritorna dopo 3 mesi l'appuntamento con Domenica Prima Museo, iniziativa che apre gratuitamente ogni prima domenica del mese le porte degli oltre dei 420 musei e siti archeologici di tutta Italia. Giovedì al Grest i ragazzi trovano nel loro legame con Dio il vero senso del loro impegno verso gli altri. Servizio di Daniela Santoro e Cristian Pisapia. Grazie per la linea, Angela e Francesco. Oggi alle 9 c'è stato il solito incontro in chiesa e dopo un bel risveglio muscolare abbiamo fatto una bella preghiera, che abbiamo scoperto che la finestra ci ha portato su una strada dove abbiamo letteralmente camminato. Abbiamo camminato per scoprire Gesù come usava i sensi, come usava le mani, come usava gli occhi, bocca e piedi. E abbiamo visto come cercare ad essere simili sempre a Lui. Poi dopo averci divisi in attività, ci siamo divisi nelle varie squadre dove abbiamo cercato di dare ognuno il massimo. Poi ci siamo ritirati per il pranzo e ci siamo trovati per il pomeriggio, dove vi parlerà la nostra inviata Daniela Santoro. Grazie Cristian. Nel pomeriggio, come al solito, siamo dati l'appuntamento alle ore 16 in congrega, dove abbiamo iniziato il nostro laboratorio, dove i ragazzi hanno messo in pratica la loro creatività costruendo tutto un qualcosa che potesse riportarli a questa esperienza vissuta insieme. Successivamente abbiamo dato inizio al grande gioco, dove i ragazzi si sono messi di nuovo in cammino, proprio riprendendo le attività della mattina, mettendo in pratica le cose dette durante le attività. Quindi abbiamo visto come era difficile ascoltare, custodire, riparare, guardare, cercare e scegliere. Poi ci siamo salutati come tutte le sere con la preghiera insieme ai genitori e dato l'appuntamento al giorno seguente. E dai, in onda! Continua il gangganto in tutta Italia, soprattutto in Campania, con temperature che a Benevento rompono anche il muro dei 40 gradi. Invece al Grest, nell'ultimo giorno, i ragazzi vivono il loro essere custodi del creato, impegnandosi concretamente nel piccolo. Servizio di Paolo Cofano e Carmen Palumbo. E adesso siamo arrivati al quinto giorno. Ci siamo incontrati alle 9 del mattino in chiesa per la preghiera, dove abbiamo scoperto la quinta finestrina, ovvero il mondo, dove era l'elemento principale della giornata, la custodia del creato. Infatti abbiamo assistito successivamente alla scenetta dei 12-14, che hanno replicato una parte della preghiera semplice di San Francesco, e subito dopo ci siamo suddivisi in gruppi, dove ogni gruppo a suo modo ha spiegato e ha concretizzato un impegno concreto per la custodia del creato. Subito dopo abbiamo giocato a vari giochi, dove abbiamo anche scoperto l'ultimo pezzettino della frase,
e poi ci siamo dati appuntamenti al pomeriggio. Nel pomeriggio invece ci siamo riuniti di nuovo e abbiamo fatto il laboratorio e ci siamo divisi in squadre. Infatti le tre squadre sono andate in giro per il nostro paese per ripulirlo con scopa e paletta. Dopo il laboratorio ci siamo riuniti di nuovo in squadre e abbiamo fatto il grande gioco e ci siamo divertiti un mondo. Perfetto, ringraziamo il servizio dei nostri inviati e ci avviamo verso la conclusione, ricordando le emozioni, i litigi, la fatica e i sorrisi, che sono stati tanti e hanno toccato il cuore di tutti. Abbiamo rafforzato legami già esistenti e gettato le fondamenta di noi. Abbiamo discusso, giocato insieme e fatto squadra. Abbiamo capito che dono prezioso sia il creato, la natura e le persone che ci vogliono bene, ma soprattutto ne abbiamo capito il valore e l'importanza. Gli educatori della Cipalo VI vi ringraziano dal profondo del cuore e vi danno appuntamento a settembre. Pronti a scattare! Ma ricordate, inizia dal necessario, passa al possibile e ti ritroverai ad aver fatto l'impossibile. Buona? Sì, a posto. Passi al posto.